io e te, Paolo Mieli. Buonasera, buon pomeriggio direttore. Come sta? Bene, molto bene. Io lo raccontiamo ai nostri spettatori, lo studio in cui registro i miei programmi di storia è qua a fianco, per cui ci vediamo tutti i giorni nei corridoi e sono contento di questa frammistione di generi, è una cosa che mi piace. Io mi sono permesso, dico la verità, in questi giorni, proprio perché abbiamo il camerino l'uno accanto all'altro, di disturbarla e chiederle direttamente, guardandola negli occhi, se aveva voglia di venirci a trovare, quindi la ringrazio per aver accettato. Una grande voglia, perché vabbè. No, ma ripeto, io penso che è stato il segreto, se così lo possiamo chiamare, del mio lavoro tutta la vita. Io penso che mescolare generi diversi aiuta i generi diversi a farsi capire, cioè non essere troppo pesanti quando si parla di politica, non essere troppo leggeri quando si parla di musica, non essere troppo pedanti quando si parla di storia, e secondo me si fa un servizio alle persone a cui ci rivolgiamo, ma vale per me e per lei, io e lei. Direttore Mieli, lei quando dirigeva il Corriere della Sera, ricordo che decise di mettere una sua giornalista, Maria Luisa Agnese, alla guida di un settimanale che era un inserto del Corriere, del giovedì se non sbaglio, che si chiamava Sette. La cosa che mi ha sempre colpito del suo modo di fare giornalista è proprio quello che lei ha appena detto, cioè la capacità, quello che diceva Boncompagni applicato alla televisione, di mettere insieme l'alto e il basso, le cose più leggere e le cose più serie, ma senza mai perdere il gusto del dono, diciamo, calviniano della leggerezza. Quanto le è costato, dal punto di vista personale e professionale, indirizzare quel giornale verso appunto un'impaginazione che mettesse insieme l'alto e il basso? Costato non lo so, non in termini di copie, nel senso che il giornale vendeva bene, cifre inaudite per quello che è successo dopo, ma non tutti i giornali vendevano di più. In termini generali, vede, la scheda diceva che i miei maestri sono stati Renzo De Felice, Rosario Delmeo, ma la persona che lei ha citato, Gianni Boncompagni, Irene Gergo, che come lei sa hanno fatto una coppia, la coppia, per me io li considero maestri non meno che De Felice, Irene e Rosario Romeo, nel senso che, veramente, anzi forse di più, mi hanno insegnato che c'è un modo intelligente di comunicare che io prima non conoscevo. Tra l'altro, per onestà intellettuale, devo ammettere che ho avuto il privilegio in questi anni di conoscere, di ascoltare le opinioni in privato del direttore Mieli attraverso dei simposi, delle cene a casa della signora Gergo, e mi sono accorto, cosa che non potevo farlo prima, non conoscendo il direttore Mieli, di che cosa significa per esempio fare il direttore. Quello che mi ha colpito nel conoscerla in questi anni, nelle varie occasioni poche che abbiamo avuto di stare insieme, è la sua curiosità. Lei è curioso di tutto. Lei... E mi ricordo tutto. Mi ricordo anche che in un ristorante l'ho incontrata la sera prima delle sue nozze. Per esempio, mi ricordo che aveva tutta la faccia... Lei non ce lo ricorda? Io me lo ricordo perfettamente. Ecco, da Settimio. Esatto. Ci siamo incontrati casualmente. Io ero lì per i fatti miei. E io ho una grande memoria, forse dovuta anche a... all'amore per la storia, e quindi mi ricordo tutto. È bella la mia testa, è una testa dove si mescolano tante cose diverse, si mescolano delle canzoni, dei film, tantissimi film, guardo ancora adesso moltissimi film, poi libri letti, informazioni politiche ricevute che devo tenere segrete perché ho preso degli impegni, e tutto questo mescolamento produce una cosa che mi diverte, mi appassiona, che mi fa addormentare contento. Io mi addormento tutte le sere contento. Quando ho detto alla mia mamma e alle mie sorelle che lei sarebbe venuto ospite, mi hanno scritto e mi hanno detto: ma ai Mieli, ma noi vediamo i suoi programmi da tanti anni. La cosa l'ho verificata anche per la strada, perché quando l'ho incontrata in quelle rare volte ho visto che per la strada le persone la ringraziano. È strano, perché nelle scuole
solitamente non si dà spesso la stessa importanza che lei dà attraverso la televisione alla storia. Che cosa significa per lei aver avuto, diciamo, il privilegio, ma anche l'intuito, di raccontare la storia in maniera semplice in un mezzo paradossalmente freddo come quello televisivo? Beh, per me è stato un modo innanzitutto di pagare un debito con le persone che mi hanno avviato, hanno creduto che io potessi farlo da giovane, questi maestri, Romeo De Felice. E poi è stato un modo di pagare un debito alla mia vita, perché vede, io nella mia vita la mia vera aspirazione era di continuare a fare quella cosa lì. Dopodiché poi il giornalismo è stata una seconda passione, ma appena ho potuto, nell'arco, io lì sono tornato, quella è la mia, la sento come la mia famiglia naturale, fatta di un impasto di persone più anziane, persone più giovani, il rapporto che si instaura, che non è più il rapporto dalla cattedra, uno che dice chissà quali verità, ma è un rapporto molto frequente, dinamico, correggere tesi, avviare nuovi lavori. E credo che anche il motivo per cui questo lavoro che sto facendo nello studio qua vicino, di passato e presente, ha un senso, è che anche lì è mescolato con dei ragazzi più giovani, delle persone. Ho visto che fanno le domande poi in studio. Sì, sì. Fanno delle riflessioni e delle domande. Sì, fanno soprattutto delle riflessioni, perché noi prendiamo, invece di prendere, come a volte è successo anche a me, di prendere dei ragazzi inesperti che fanno delle domande che gli preparano i loro professori, prendiamo dei ragazzi che sono competenti, siccome ci occupiamo di tutto, voi avete mandato in onda la presentazione, una cosa su Alessandro Magno, tutto è complicato, perché finché si sta al fascismo, a questo secolo, vabbè, un'infarinatura la si trova, però a parlare della guerra dei 30 anni ci vuole qualcuno che se la sia studiata. Me l'ha servita questa domanda, siccome spesso si parla di mancanza di competenza. Una volta la competenza, beh, insomma, senza competenza non si poteva fare il giornalista, senza competenza non si poteva fare la ballerina, senza competenza non si poteva fare il conduttore televisivo, senza competenza non si poteva fare cinema, senza la competenza non potevi avere un'identità professionale. Oggi la competenza sembra un optional in alcuni settori. Come si è arrivati ad un'Italia dove latita la competenza in molti settori? Beh, innanzitutto la competenza è stata molto scoraggiata, perché se tu ti metti in un mercato in cui il competente e l'incompetente sono valutati alla stessa maniera, uno sceglie l'incompetente, più comodo, però sembra più comodo, perché l'incompetenza dà un'insicurezza, cioè per cui non ci si addormenta, insomma, secondo me la prova della vita è come ci si addormenta. Se tu ti addormenti tranquillo, perché sei sereno su quello che dovrai fare il giorno dopo, sei un tipo di persona. Se tu sei sempre in ansia perché hai quella sensazione, oddio, domani scoprono che io non so assolutamente nulla di questo argomento, che sono un totale deficiente, che ho ingannato tutti. Guardi, molti hanno, in maniera meno pronunciata e ironica di come l'ho detto, questa sensazione. Domani mi beccano, domani mi scoprono, oddio che agitazione, prendiamo un sonnifero. Allora, qualche anno fa, era il 2001, guardavo Correva l'anno, uno dei programmi condotti da Paolo Mieli, e c'è un bellissimo servizio su Cuba, su Fidel Castro ed una chiosa finale del direttore Mieli. Bene, ve la ripropongo. Nonostante Cuba, la Cuba castrista vada considerata in tutto e per tutto una dittatura, con tratti anche spietati, però il mondo dei letterati, il mondo dei capi di Stato, persino Giovanni Paolo II, quando si trovò al cospetto di Castro, lo abbracciò, perché quell'uomo, quelle genti facevano simpatia e il mondo fu disposto a perdonare delle cose che altrimenti non avrebbe perdonato. Chi conosce la storia e la frequenta come lei, crede nel bene e nel male o crede in qualcos'altro?
No, no, credo nel bene e nel male relativizzandolo, sapendo che zone di male arrivano nel mondo del bene e zone di bene nel mondo del male, sapendo che i buoni poi se li vai a scavare sono, insomma, c'è qualche aspetto cattivo e che nei cattivi, se sei intelligente, se sai guardare, trovi un buono. Ecco, quindi credo in questo, ma senza esagerare. Non ho mai pensato per nessuna questione che tutto il bene stesse da una parte e tutto il male dalla parte opposta, mai. E nel 2004 Paolo Mieli risponde così ad una domanda di Gigi Marzullo sul mestiere di direttore, guardate. Come deve avere un direttore? Come deve essere un direttore? Deve avere innanzitutto voglia di farlo, diciamoci la verità. Normalmente chi risponde a questa domanda dice, ah no, i casi... C'è molto del caso, però c'è anche molta determinazione e voglia di fare, almeno per una stagione della propria vita, da fare da guida degli uomini, da generale, invece di scrivere da me i miei pezzi, io scrivo abbastanza poco perché mi piace farli scrivere agli altri, mi piace che la mia idea sia messa nero su bianco. Quindi come un allenatore praticamente. Sì, anche perché poi queste persone ci mettono del loro, i giornalisti, e la migliorano. E dà soddisfazione vedere, è come fare il direttore d'orchestra o il regista cinematografico, dà grande soddisfazione. Cioè lei mi sta dicendo, direttore, che per lei fare il direttore significa essere un amplificatore del talento degli altri. Guardi, le dico anche una cosa, che io ho fatto tutta la vita il direttore, anche quando ho smesso di fare il direttore. A me la cosa che stupenda dà la risposta, più soddisfazione è anche in una cena di tirare fuori il fatto che sia una serata che quando le persone escono dice caspita che serata, me la ricordo. Per me il fatto che le persone si ricordino quella serata sempre, tutte le sere che vado a cena fuori e uso la cena per non dire qualsiasi incontro, quello è un valore. Quello è un valore. E quindi ho poco interesse a esibirmi io, a fare il solista. A me piace molto dirigere. Devo dire che questa cosa qua... me l'hanno un po' instillata due direttori di giornale a cui devo parecchio, che sono stati Livio Zanetti, che era un direttore dell'Espresso, ed Eugenio Scalfari, il direttore di Repubblica, che io però ho avuto come primo direttore all'Espresso. Io ho cominciato entrando giovanissimo. Io lo so, lei ha cominciato nel 67, grazie al papà di una sua fidanzatina dell'epoca. Vabbè. Sì, è vero. Io ero un papà che ricevette una fidanzatona poi. Fidanzatona, mi scusi. Sminuire la valenza sentimentale di quella rapporto. Una ragazza molto importante nella mia vita, che il papà lavorava all'Espresso, ricevette una eredità e siccome aveva la passione del cinema si mise a fare il produttore cinematografico e mollò tutto. Prima di andarsene disse guarda, io conosco questo giovane ragazzo che può, lui faceva un mestiere, il rewriter, quelli che riscrivono e rimettono a posto i giornali, mi presero in considerazione, io avevo 18 anni e volevo fare il giornalista perché volevo fare le due cose, lo storico e il giornalista contemporaneamente. Mi presero, dopo un po' mi assunsero, ho cominciato a fare il giornalista, poi per mia fortuna mi licenziarono a un certo punto perché c'erano delle riduzioni di personale e grazie a quel licenziamento io mi sono laureato e ho cominciato a fare la seconda parte della mia vita, quella che avete ricordato, Romeo De Felice, non voglio tornarci di sopra. Questo mi ha insegnato anche grandi cose, che essere licenziati, avere un incidente, è tutto nella vita. Cioè le vite che sono andate in salita, così piano piano, non valgono nulla. Le vite valgono se a un certo momento tu cadi e ti rialzi, cadi e ti rialzi. Cadere... È la tenuta. Certo, questo io sono caduto un'infinità di volte poi, ma quell'episodio, io quel giorno avevo cominciato a fare il giornalista, l'Espresso
fare il giornalista nella fine degli anni 60 all'Espresso era il massimo, era, non so come, era un giornale importantissimo, quindi mi sentivo baciato dalla fortuna. Puoi immaginare come mi sono sentito quando 2 o 3 anni dopo mi hanno licenziato. Ho detto io sono finito, poi mi hanno riassunto proprio all'Espresso. E invece lì ho capito questa cosa di cui vi dicevo, che è importante cadere e rialzarsi. Anzi, io quando capita ai miei figli, alle persone a cui voglio bene, che le vedo cadere, penso che sia una fortuna. Invece di disperarmi, non è che gli auguro di cadere, poveracci. Qualche anno fa, prima della scomparsa di un uomo di chiesa che io ho stimato moltissimo, Carlo Maria Martini, è stato arcivescovo di Milano, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Gerusalemme, parlando del tema della resurrezione, ponendolo dal punto di vista non strettamente teologico, rispondendo ad una domanda, ha detto: la resurrezione è la memoria dei vivi, che è una definizione che io porto sempre con me, e non c'è nient'altro di più vivo, quando una persona sale in cielo, della sua voce, che può abitare ancora dentro di noi, e sono sicuro che questa voce coabita ancora nel mondo interiore di Paolo Mieli. Gliela faccio sentire. La città, devo dire, a cui più sono legato è Torino, è La Stampa, con quel terribile direttore che si chiamava Giulio De Benedetti, perché lì mi hanno sempre preso quando gli altri mi mandavano via. Di chi è questa voce, Mieli? Enzo Biagi. Enzo Biagi è stato un mio carissimo amico. Devo dire che anche io, quando ero direttore della Stampa, ho provato a rubarlo per fargli, però in quel momento non lo aveva mandato via nessuno, e lo incontrai poco tempo dopo quando andai a dirigere il Corriere. Eravamo amici prima e siamo rimasti amici tutta la vita, molto amici anche sul piano privato, sia con lui che con Indro Montanelli e con una terza persona che forse il pubblico conosce meno, si chiama Gaetano Feltra, e che era, insomma, faceva parte di questo trio di grandi vecchi, a cui si aggiungeva Giorgio Bocca, altri, insomma. Era una Milano delle persone che io vedevo molto più adulte di me, che mi aveva accolto, accettato, e io ero tutto felice. Come sapete, Paolo Mieli è tornato con La Grande Storia sulla Rete 3. Avete un'alternativa il venerdì: o state su questa rete, l'Ammiraglia Rai 1, o su Rai 2, o su Rai 3, perché in prima serata c'è La Grande Storia e noi possiamo anticiparvi cosa accade domani sera. Quasi amici. Si sono incontrati ben 17 volte. La prima a Venezia nel 1934, l'ultima 10 anni dopo, quando il duce è un cadavere vivente diventato ostaggio del Führer. Nel mezzo una guerra disastrosa. Stalin e Mussolini invece non si sono mai incontrati. Eppure, incredibilmente, di rapporti tra Italia fascista e Russia dei Soviet ce ne sono stati, e tanti. Maria José, la principessa liberale, ostile al regime fascista, nemica della Germania nazista. Quando l'alleanza tra le due dittature si salderà sempre di più, sarà lei a ordire una congiura per rovesciare Mussolini. C'è stata anche un'altra guerra. La guerra di chi ha sognato di possedere i grandi capolavori dell'arte italiana e di chi ha lottato per proteggerli, difenderli e infine recuperarli. Una guerra che ha come epicentro la culla del Rinascimento, Firenze. Domani sera appuntamento con La Grande Storia insieme a Paolo Mieli. Prima di salutarla, direttore, voglio omaggiarla, come faccio con tutti gli ospiti, di un disegno. No, no, rimanga là, perché per le misure Covid... Ma io mi alzo in piedi davanti al disegnatore, non è che mi voglio spostare. E allora, direttore, se lei si alza in piedi... Io rispetto il lavoro altrui. Allora, ti prendo il disegno, Lucangelo, lo faccio prima vedere ai telespettatori. Purtroppo non l'ho fatto molto in fretta e non sono riuscito. È bellissimo, guarda. Allora, prima lo facciamo vedere ai telespettatori di Rai 1. Eccolo qua, vediamo il direttore Mieli come lo commenta. Direttore? Eh beh, sono io. Il succo di me, tutte le cose, libri, c'è tutto. E poi c'è molta, molta natura, molta aria. È un bel disegno, tra l'altro, oltre
non è una caricatura, una vignetta. Insomma, mi piace e me lo appenderò. Si ricordi di noi con questo io mi devo ricordare di voi perché siamo vicini. Ci vediamo quindi tutti i giorni. Vi verrò a trovare. Rimanete qua tutta l'estate? Fino al 4 settembre. Ah.